All my ladies. Ti sei perso gli episodi precedenti della carriera allenatore YouTubers? Nessun problema! Clicca qui sopra, potrai guardare tutti gli episodi precedenti di questa serie. Una serie che ha rivoluzionato le carriere allenatore su YouTube Italia. Nel corso degli anni 90 siamo stati tra le sette sorelle, le sette squadre più forti d'Italia. Proprio noi, una piccola realtà di provincia, che ha iniziato a fare la storia del calcio italiano. Tre Coppe Italia, una Supercoppa italiana, due Coppe UEFA, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa europea, e senza parlare di due secondi posti in classifica. Perché infatti proprio quello ci manca in bacheca, lo scudetto. Ma mentre noi tifosi sognavamo di volare verso il sole, le nostre ali si sono bruciate e siamo caduti nell'abisso del fallimento. Ma ora tutto è cambiato. Dall'inferno della Serie D siamo tornati in Serie B, con un nuovo allenatore, che potrà portarci di nuovo a toccare il sole del sogno tricolore. Questo è il Parma, e io sono Papyrus, il nuovo presidente di questa squadra. Bene, buonasera a tutti, sono qui di fronte a voi per comunicarvi una notizia o perlomeno una scelta. Dopo la meritata vittoria in FA Cup contro Wenger, ho ragionato, ho messo da parte i sogni e ho scelto di seguire il mio orgoglio. Sono un allenatore valido, ho dimostrato le mie potenzialità vincendo sul campo, vincendo dove nessuno è riuscito prima, con un Grimsby Town che è salito dalla quarta divisione fino ad arrivare in Premier League. Proprio per questo devo essere orgoglioso di me stesso e da allenatore, o meglio, prima di essere un allenatore sono un uomo con dei valori, e questi valori a mio parere sono stati calpestati malamente da un presidente a mio parere fuggitivo, che ha dimostrato quanto vale con le dichiarazioni post Napoli dopo l'eliminazione in Coppa. Per questo lascio il Grimsby da vincitore, portandolo qui in Premier League, e a breve sceglierò il mio futuro in una nuova piazza, in una nuova squadra, in base alle offerte che mi sono state proposte. Vorrei tanto fosse un arrivederci, ma purtroppo questo sarà un addio. Quindi grazie a tutti, un caro saluto ai fan, ai tanti Mariners di Grimsby. Ciao Mario, sono davvero entusiasta di averti come allenatore in questa mia nuova avventura. Il tuo magnifico cammino in Inghilterra mi ha stregato. Avrei speso qualsiasi cifra per averti in questa nuova squadra. Sappi che prima di essere il tuo presidente sono il primo dei tifosi gialloblu. Ed è per questo che ho deciso di raccogliere i restanti cocci della vecchia gestione cinese e grazie ai big money di YouTube ad avviare un nuovo corso. Un corso affidabile e made in Italy. Nel corso dei prossimi giorni ti presenterò i tuoi nuovi punti di riferimento. Ma ora, bando alle ciance, ti lascio esaminare la tua squadra in vista del mercato. E mi raccomando, fai del tuo meglio con il budget a disposizione. Ma bella, benvenuti a tutti ragazzi, questa è la carriera allenatore YouTubers. L'avete riconosciuto? Sì, è Papyrus, il nuovo presidente del Parma. Sono finalmente qui come allenatore di questa magnifica squadra, la storia, con il Grimsby e ormai il passato. Se non l'avete vista, andate a vedervi tutta la serie, così scoprirete come funziona questa carriera allenatore YouTubers. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, scoprirete nei prossimi episodi tutti i componenti della società. Quindi tantissimi YouTubers che appariranno con degli ruoli un po' particolari, non vi anticipo niente. Allora, questo è il girone del precampionato. Come avete visto, il Parma si trova qui, le squadre sono abbordabili e vi posso dire che ci saranno tante sorprese per quanto riguarda il mercato. Ora andiamo nell'ufficio, andiamo un po' a verificare le situazioni societarie, perché oltre alla nostra società di YouTubers troviamo anche le aspettative di FIFA 18 della società
Parma Calcio. E allora, questo è il nostro osservatore, sto parlando di Daniele Lombardi, ma andiamo a verificare gli obiettivi. Conquista la promozione diretta, raggiunge i sedicesimi di finale per la Coppa Italia e aumenta il valore di un giocatore del vivaio di almeno 5 punti. Ingaggia un giovane della prima squadra, schierali per 5 partite dall'inizio, aumenta il valore, è ancora lo stesso, sono priorità basse per quanto riguarda gli obiettivi. Acquista un giocatore chiave nel ruolo di attaccante, quindi dovremo muoverci in ambito di attacco. Sì, ci sta già qualche idea. E per quanto riguarda il successo in patria, sì, i sedicesimi e la promozione diretta. Tra l'altro, se iniziate una carriera allenatore con la Serie B, vi annuncio che ci saranno i playoff, quindi per andare in Serie A, tanta roba, finalmente, sottolineo finalmente. Allora andiamo nella nostra hub mercato, o meglio la hub rosa, per andare a verificare i nostri giocatori e vedere chi vendere oppure no. Allora, Pierluigi Frattali è il nostro portiere titolare, è un 65 per quanto riguarda il suo ratings, e vi dico che Possiamo puntare su un portiere più giovane, ma tranquilli, arriverà tutto poco per volta. Michele Nardi potrei inserirlo in una trattativa, ma non posso farlo, perché ci sono le offerte bloccate. Poi, per quanto riguarda invece Jacoponi, 30 anni, 67, lo possiamo già mettere in vendita. Vorrei appunto rivoluzionare questa squadra, vorrei cercare di fare il possibile per cambiarla, ringiovanirla, senza snaturare al 100%, però ci proviamo. Intanto io li metto in vendita, un po' di loro li metto in vendita. Tra l'altro Sierralta, io quasi terminerei il prestito, però è giovane, quindi magari lo teniamo. Colì, che è invece un difensore centrale, ha 33 anni, lo possiamo mettere in vendita. Invece Gagliolo, 27 anni, 71, però è in prestito. Però è buono. Lucarelli, ragazzi, il capitano delle mille battaglie, lui che ha proseguito dopo la caduta, lui deve essere il nostro capitano per forza, assolutamente. Valerio Di Cesare invece lo mettiamo in vendita, nonostante sia un 71, però ragazzi, 34 anni, potrebbe anche essere la sua ultima stagione. In prestito Luca Germoni, tra l'altro lo sottolineo, molto buono come giovane. Saporetti, 21 anni, insomma 54, potremmo mandarlo in prestito. E abbiamo Juan Manuel Ramos, che è un nuovo terzino sinistro che è appena arrivato. Poi Giovanni Pinto, 25 anni, 64, potrebbe risultarci molto utile, anche se in prestito all'Ascoli. Io quasi me lo riprenderei, me lo riporto in squadra, pago l'Ascoli per riprendere questo giocatore con questa trattativa lampo, richiamiamolo. 19.200 non sono tantissimi, ci può stare. Tra l'altro il budget di questa squadra non è stato aumentato, non l'ho aumentato volutamente, proprio perché per rendere un po' più difficile il tutto. Jacopo Dezzi, giocatore veramente fantastico, mi piace un sacco, centrocampista centrale molto interessante, appartenente al Napoli, in prestito, ma ci sta. Munari invece lo mettiamo in vendita, del resto abbiamo anche Barilla che non possiamo mettere in vendita, però ci risulterà sicuramente utile. Poi c'è Scaglia è buono, ma anche lui in vendita. Scavone lo mettiamo in vendita. Scozzarella che è un 69, 29 anni, però anche lui a questo punto nella lista delle vendite. Poi abbiamo Corapi, che è un 31enne, che mettiamo in vendita anche lui. Antonio Di Gaudio, 73, praticamente uno dei giovani invece c'è Roberto Insigne, il fratello di Lorenzo Insigne, che è un 70. Dicevo, Di Gaudio insieme a Siligardi sono i due 73 di questa rosa di, vorrei dire, di giovani talenti, ma non lo sono, perché sono davvero in tanti a superare i 28 anni d'età, come del resto anche Manuel Nocciolini, che ha 28 anni, quindi anche lui lo mettiamo nella lista dei trasferimenti. Pasquale Mazzocchi, 21 anni,
una promessa nel ruolo di AD, come ala destra. Tra l'altro, ragazzi, mi stava venendo in mente che ci sarà sicuramente la puntata dedicata ai giovani talenti, quindi la rubrica continuerà. Calaiò in vendita, Ceravolo 73, quindi c'è anche lui che è 73, oltre a Sirigardi e Di Gaudio. Poi c'è Pietro Lopez, 19 anni, un giovane attaccante, una buona promessa. Poi Baraje 66 come AS. E a S troviamo anche Frediani, giocatore. Tra l'altro Baraje lo metterò come, come protagonista della miniatura, il numero 10 di questo Parma. Frediani invece, anche lui 23 anni, un 60, insomma, poteva essere un attimino meglio la situazione, ma non importa. Allora, ragazzi, io vi voglio dire che per quanto riguarda il mercato, ci saranno dei movimenti in base ai nuovi componenti della società, quindi non vi voglio anticipare nulla. Se avete dei suggerimenti, scrivetemeli qui sotto. Ci sono super giù 8 milioni per quanto riguarda il budget dei trasferimenti. Io vado ad allenare un po' di giovani, Germoni, Sierralta, magari Pietro Lopez, un po' di giocatori che potrebbero risultare interessanti per questa squadra. Vi volevo dire, intanto che io scelgo i giocatori, che la rubrica sarà divisa in due come l'anno scorso, quindi ci sarà la rubrica dedicata ai migliori giovani talenti, quindi quelli più famosi, e la rubrica talenti sconosciuti, che arriverà successivamente dopo tutte le puntate dedicate ai giovani talenti più conosciuti. Prima puntata la dedicherò, non ve lo dico, non vi dico a che ruolo, quindi mi raccomando, andate a iscrivervi nel canale, o meglio, cliccate qui sotto, iscriviti, e scoprirete tutti i giovani talenti, come del resto è successo nell'arco di questi 4 anni, perché, ragazzi, è il quarto anno di rubrica. Che spettacolo, quarto anno. Allora, andiamo ad allenare anche Pietro Lopez, andiamo ad allenarlo per quanto riguarda magari gli scenari offensivi, visto che ha una potenza di tiro imbarazzante, 33 è veramente bassissima, e direi a questo punto anche Ramos un allenamento un po' dedicato ai terzini, non importa, sicuramente poi con l'acquisto di altri talenti, di altri giocatori, sicuramente avremo più spazio per allenare diversi giocatori. E allora, andiamo qua nell'ufficio, il giocatore è rientrato dal prestito, stiamo parlando di Giovanni Pinto, e allora è arrivato anche il momento di avanzare, di andare avanti e di affrontare come primo match il Cardiff City, simulazione diretta, perché sì, ragazzi, vorrei simulare un po' di partite in modo tale da concludere alla grande questo precampionato. 3-0 contro il Cardiff, molto 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 bene. Si gioca a livello leggenda, non ve l'ho detto, sicuramente poi lo scoprirete all'inizio delle partite, perché potete vedere il livello di difficoltà prima di ogni partita. E allora qua un po' di simulazione, finalmente qua abbiamo i giovani che salgono a cannone. E allora andiamo avanti. Ho un po' di difficoltà nel muovermi in questo menu con il joypad. Allora, offerta per il prestito per Saporetti. C'è da verificare appunto se i prestiti funzionano oppure no. Perché? Perché sia io che Yas che tanti altri abbiamo notato che i prestiti non funzionano. O è un bug o non so cosa succede, però ogni qualvolta facciamo un trasferimento viene rifiutato. E scusate, un prestito, accettiamo un prestito in trasferimento viene rifiutato. Allora andiamo per quanto riguarda questa trattativa a trattare, a cambiare un po' le carte in tavola. Maglia di Sirigardi, la maglia numero 26. Proviamo a vendere Mohamed Colì. Fai una nuova offerta, facciamo una nuova offerta, e io direi a questo punto di fare 500.000. Poi vediamo se riescono ad accettare oppure no. Avanziamo, non possiamo accettare, abbiamo stabilito un prezzo di 500.000 per il cartellino. Vediamo se accettano oppure no.
E allora, a questo punto, rappresentante del Venezia, che potrebbe essere The King, visto che farà la carriera allenatore con il Venezia, non hanno cash, non hanno soldi, e quindi io direi a questo punto che, ragazzi, mi spiace, ma Tacopina dovrebbe sborsare i soldi necessari a questa nostra... tra l'altro non mi ricordo nemmeno se fosse Tacopina o no, però facciamo finta di sì. Inzaghi, fai spendere alla tua società, altrimenti non vedrai Colì. Andiamo a simulare invece questa partita contro il Brondi. Vediamo se succederà come nel... sì, succederà un cavolo, perché ha vinto il Brondi 1-0. Dicevo, se succederà come nella prima partita che abbiamo vinto 3-0, invece no. Seconda partita, una sconfitta invece contro il Kaiserslautern. Vediamo cosa succederà. Ecco qui, lo sapevo. Le trattative di prestito continuano a saltare. Se anche a voi continuano a saltare le trattative di prestito, scrivetemelo qui sotto. Sono molto curioso di scoprirlo. Allora, è esausto. Peccato, non me ne ero accorto. Dovevo toglierlo perché sicuramente ha fatto una richiesta per non giocare. Peccato, perché comunque è un giocatore fondamentale per noi, il nostro capitano. Allora, simuliamo questa partita, vediamo se riusciamo a passare questo girone in modo tale da andare alle semifinali. E sì, ce la facciamo, perché tripletta di Siligardi, giocatore fondamentale per questa rosa, a quanto pare, perché le prestazioni parlano da sole in campo. E allora, simulazione di allenamento, Pietro Lopez sale al 59, un overall che continua ad aumentare. Molto 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 bene. Allora, direi che le sorprese sono soltanto all'inizio. Succederà di tutto, ve lo dico già. Proviamo anche col prestito di Mazzocchi, perché il Werder lo desidera. Però sono sicuro che anche qua succederà la stessa cosa e mi gireranno altamente le scatole. Avanziamo, 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 avanziamo. Un altro prestito sempre per Pasquale Mazzocchi. Facciamo così, accettiamoli entrambi. Speriamo che almeno una delle due offerte venga accettata. Va bene, allora io direi che a questo punto possiamo continuare. Possiamo continuare, possiamo proseguire e possiamo affrontare il Midtjylland per quanto riguarda le semifinali di questo torneo amichevole. Ecco, continuano a saltare. Mannaggia, mannaggia. Vabbè, niente, allora io direi che ci dedichiamo al mercato sicuramente nel prossimo episodio, dove scoprirete l'arrivo di... l'arrivo dell'amministratore delegato del Parma. E sarà Papyrus a dirvelo. Vabbè, io direi a questo punto che simuliamo. Ragazzi, io direi che almeno un bel 500 like per questo primo episodio ci stanno. 2-1 per il Midtjylland, che se ne va a casa. 2-1 per il Parma, che vince contro il Midtjylland. E allora direi che possiamo ancora allenare i nostri giovani. E poi, quasi quasi, sapete cosa faccio? Vi svelo questa magnifica rosa in campo in FIFA 18, perché voglio scendere in campo per questa finale contro il Rosenborg. Avanziamo, 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 andiamo nell'ufficio. Rifiuta, vabbè, naturalmente rifiuta. Ormai, ragazzi, scordatevi i prestiti, non sarà importante, ma salteranno tutti. Premio di 1.200.000 aumenta il budget dei trasferimenti. E allora direi che è arrivato il momento di andare in campo. Vuoi far parte? Vuoi essere nominato all'interno della fantastica carriera allenatore YouTubers? La carriera allenatore con il Grimsby è molto molto facile. Vai a mettere un bel mi piace alla pagina Facebook Pquadro Official, il link è qui sotto in descrizione, oppure vai naturalmente su Facebook e scrivi Pquadro Official, lascia il tuo mi piace e scrivi io sto con Pquadro, oppure in privato o in pubblico sotto un post io sostengo Pquadro. Vi metterò in lista e passerete sotto la carriera allenatore YouTubers con un bel messaggio
personale. Ragazzi, mi raccomando, mettete mi piace. Ed eccoci qua, la finale al Vaglio Stadium, così ve lo dico un po' alla tedesca, contro il Rosenborg, che non c'entra niente con la Germania, ma ragazzi, che bello è questo stadio, guardate com'è gremito, guardate questa finale, prima finale, sì, perché è la prima finale, sembra la Champions, sembra la Coppa, dalle grandi orecchie, eccola qui. Ragazzi, sarebbe davvero un sogno, tra l'altro in questo primo episodio, iniziare così per poi continuare, proseguire e sognare con la Coppa delle grandi orecchie con il Parma. Che sogno, ragazzi, che sogno. Debutta Antonio Di Gaudio e qui c'è soltanto una squadra, c'è soltanto il Parma. Si parte con il calcio d'inizio e si va, dai così. Partiamo subito con questo possesso palla di Roberto Insigne, il fratello di Lorenzo, non per questo più debole di lui, nonostante gli overall. E allora, Lucarelli, finta per lui, sbaglia però, a questo punto riparte il Rosenborg in questa azione. Attenzione perché qui al limite il palo, ancora la traversa, non ci posso credere, e si salva all'ultimo, ancora il Parma in pericolo, qua... Ragazzi, non ci posso credere, mi parte via anche la voce. Lucarelli scaglia. Ragazzi, io non ci posso credere. Brividi, brividi, che brividi. È incredibile. Un palo, una traversa nella prima azione di gioco. Noi ci proviamo, non demordiamo. Con Di Gaudio, Di Gaudio. Il pass... stavo per tirarla. Volevo passarla, ma non è andata a buon fine la finta. Quando schiacciate il rotondo e poi X, ha tirato lo stesso. Gran peccato. E allora, rimessa laterale. Il Parma c'è, ragazzi. Munari, il passaggio per Roberto Insigne. Roberto Insigne, il tiro di Roberto Insigne. Il tiro di Siligardi, non ci credo! E la rete del Parma! Dopo il palo, dopo la traversa, dopo le prime difficoltà iniziali a livello leggenda, il Parma c'è e con Siligardi timbra il cartellino dell'1-0 di questa finale. Meling, attenzione il Rosenborg possesso palla, un Rosenborg forse più attivo del nostro gol in rapina. Il tiro, ecco, me la sono buffata, e ha segnato il Rosenborg per il pareggio contro il Parma, contro la rete di Siligardi. Ve lo stavo appunto dicendo, il Parma un po' più defilato rispetto a questo Rosenborg, molto attivo nelle tante azioni d'attacco. Riguardiamo qui il replay, il tiro e la rete del pareggio. Munari, il passaggio per Roberto Insigne, ancora lui, tiene il pallone, la passa a Ceravolo. Ceravolo, l'attaccante, la nostra punta, a questo punto il passaggio con Roberto Insigne, cerca giocatori per avanzare dal centrocampo. Ceravolo, bellissimo il passaggio per Scozzarella, 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 raso terra, vincente per lui, bellissima la rete. È riuscito Ceravolo a fare questo passaggio filtrante, un passaggio filtrante che ne è valsa la seconda rete per il Parma. Ricordiamola qui, Scozzarella ha tirato, sta grande mozzarella. Ragazzi, dopo questa posso anche chiudere il canale, ma in ogni caso il 2-1 c'è. Elland, attenzione, Elland pericoloso in area di rigore, Elland, e qua ce la fa, mamma che pericolo, che pericolo, qua ancora Elland determinante nelle azioni d'attacco. No, l'errore, non ci posso credere, parala, parala, no, la distrazione che non ci vuole, entra Barilla al posto di Roberto Insigne. All'85esimo vado a pareggiare i conti con il Rosenborg con il gol del principino, sto parlando di Bentner. Non ci posso credere, non ci posso credere, veramente sono arrabbiatissimo perché mi sono bruciato la vittoria di questa finale. Vabbè, non importa, vorrà dire che ci giochiamo tutto ai rigori, sì, perché nel torneo amichevole finisce ai rigori. Non ci saranno i supplementari e ci proviamo lo stesso in questi minuti di recupero senza prendere reti a segnare la rete del 3-2. Non è rigore, ah, meno male, stavo dicendo che se fosse stato rigore ero a posto. E a questo punto spazziamola di testa, non ci arriviamo. Rimessa dal fondo, rimette Frattali,
il cross a questo punto, colpo di testa, l'accompagna qua per Scozzarella, sale Munari, Munari cerco il giocatore ma termina qui. E allora ragazzi, sono arrivato, sono pronto per i rigori. Prima di farvi scoprire delle novità societarie che ci presenterà il nostro presidente Papyrus, sono pronto con Frattali contro Bentner. Dai Frattali, non demordere, devi pararla. Parala contro Bentner, lui che ti ha segnato prima. Bentner, Bentner, palo e la parata! Prima parata della partita, primo rigore, prima parata. Ceravolo, Ceravolo contro Hansen. Ceravolo e la rete di Ceravolo! 1-0, 1-0 per quanto riguarda questi rigori. Jensen... segna Jensen, Frattali non ci arriva. A questo punto Scozzarella, autore della rete precedente, cerco di tirare una bomba! Parata, parata, 1-1, 1-1. Tronsen contro Frattali e spiazzatissimo, qua va in rete Sirigardi, Sirigardi contro Hansen, Sirigardi, che rete ragazzi, che rete. E a questo punto Corradsen contro Frattali, Corradsen anche qua spiazzato, gol vincente su questo dischetto del rigore di Gaudio, la rete anche per lui. E a questo punto siamo sul risultato di 3-3. Tocca al Rosenborg, tiro, la parata, parata di Frattali, fantastico, lo stadio che esulta. E a questo punto c'è Barilla, Barilla contro Hansen, cerchiamo di parare, sì parare, cerchiamo di segnare e invece me la parata. Santo cielo. E allora vediamo a questo punto, ci giochiamo questo tiro di Dell'Ai, come cavolo, no, non ci credo, non ci credo, come ha fatto a non pararla Munari. Bella la rete per lui. Ragazzi, questo non lo pronuncio, non so neanche come cavolo si pronuncia. Vediamo, vediamo se riusciamo a pararla. Il tiro, la parata, la parata di Frattali, eroe di questo match. Quante parate per lui, quante parate per Frattali. Scaglia, brividi per Scaglia, 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 la Scaglia in rete, che bomba. E vince il Parma questa finale, torneo di precampionato che va nelle tasche del Parma. E allora ragazzi, termina qui a questo punto il match con la vittoria del Parma, i calci di rigore, tra l'altro una vittoria che poteva già concludersi precedentemente dopo il mio grossolano errore con il portiere. È arrivato il momento di alzare quella magnifica coppa che sembra la Champions League ma in realtà non lo è. Ragazzi, potrebbe arrivare, chi lo sa, il percorso è ancora molto lungo, le sorprese devono ancora succedere, devono ancora capitare, il percorso sarà insieme a voi. E mi raccomando, lasciate un bel mi piace alla pagina Facebook P-Quadro se volete essere salutati, scrivete di sotto come avete visto nel video prima dell'inizio di questo match, scrivete io sto con P-Quadro, l'hashtag io sto con P-Quadro per essere salutati. Solo però nella fanpage scrivetelo, non qui sotto nei commenti, scrivetelo nella fanpage e mi raccomando lasciate il like alla pagina, altrimenti non serve a nulla questa storia. E alza al cielo la coppa, eccolo qui Lucarelli che l'alza al cielo. E allora ora in diretta con il presidente Papyrus. Eccomi Mario, mi volevo congratulare con te per gli ottimi risultati che stai ottenendo nel torneo amichevole di precampionato. Ma oggi non sono solo, sono qui infatti per presentarti una tua vecchia conoscenza. Lui sarà un elemento fondamentale per la società. La sua dialettica e la sua presenza ti accompagneranno durante questa avventura. Sto parlando del nuovo vicepresidente, e cioè Vinci Torrisi. Cosa, Vinci Torrisi? Ma se si è appena dimesso dal Grisby, com'è possibile? Cioè, dopo tutti i casini che ha fatto là, mi ha tirato scemo, non è possibile. E adesso me lo devo ritrovare qui. Com'è possibile? Ma presidente Papyrus, che cosa hai fatto? Perché? Perché lo hai portato qui?